ho il piacere di avere qui in questo studio pieno di ospiti una delegazione per ricordare un po' quella che è stata la figura di Luciano Rececconi per la Lazio. Intanto quindi parto subito dal figlio di Luciano Rececconi, Stefano, qui seduto accanto a me. Buonasera e benvenuto, Stefano. Grazie per l'invito. Sicuramente oggi è una giornata molto particolare, perché credo che abbiamo avuto l'opportunità di dare, io dico, un calcio di rigore in zona inaspettata, proprio perché in tempo, perché effettivamente questa situazione per troppo tempo ci ha fatto del male. Con un amico e con i giocatori Ghedin sono entrati qui Rececconi, scherzando, ha detto: questa è una rapina. Il gioielliere sembra che abbia tolto la pistola dal cassetto e abbia sparato un colpo. Un colpo solo che ha preso Rececconi, che prontamente è stato soccorso. Abbiamo appunto approfittato dell'anniversario di papà per cercare di mettere i puntini sulle i, e con la speranza che, come ho detto anche oggi, di lanciare un seme, il seme del dubbio nelle persone, che possano capire che non si è trattato di scherzo, ma semplicemente di un grosso equivoco e soprattutto di una tragedia. Ringraziare i tifosi della Lazio, che, come appunto hai accennato tu adesso, mi sono sempre stati vicino e hanno sempre mantenuto alto il nome di papà. L'idea appunto quella di togliere anche questo piccolo neo dalla sua memoria.